Alessandra Amoroso pubblica la prima foto su Instagram con il fidanzato Stefano Settepani. I due fanno coppia da 3 anni ma fino a ora hanno vissuto la loro storia d'amore nel più stretto riserbo. Ora la cantante ha rotto il silenzio, pubblicando sul suo profilo social uno scatto speciale mentre bacia il compagno in occasione del suo, di lui, 43esimo compleanno. Di fronte alla torta con candela scoppiettante, Alessandra e Stefano si scambiano un bacio appassionato e lei commenta: "Non so cosa Dio ha in serbo per noi, so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa." Cosa sarà cambiato tra i due? Forse stanno pensando di convolare a nozze? Sta di fatto che l'Amoroso con questa dedica ha mandato in visibilio anche i fan che si sono precipitati a rispondere e a congratularsi per il loro amore. Persino Rita dalla Chiesa le ha scritto: "A lei è il cuore rosso, 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 sono così felice per te." La mossa della cantante ha stupito tutti. "Forse non mi sarei mai aspettata questo post così da parte tua dove ti esprimi su qualcosa di così importante per te, sono felice che stai condividendo anche questo nonostante la tua riservatezza, grazie perché ci rendi parte del tuo mondo completamente. Spero possiate sempre essere felici. Buon compleanno Stef." E c'è chi sospetta che l'Amoroso sia incinta. Allarghiamo la famiglia? Su @ste.settepani. Il nome di Settepani è legato a "C'è posta per te, tu si tu e Vales", ma soprattutto ad amici. Nel corso delle ultime edizioni il suo nome, e il volto, è stato conosciuto dal pubblico per via di un litigio con Riccardo Martuzzi, che aveva alimentato accese polemiche su social, coinvolgendo anche Valerio Scanu. Stefano Settepani e Alessandra Amoroso si sono incontrati per la prima volta nel 2015 proprio nella redazione di Amici, dove la cantante si era recata per salutare gli ex colleghi.